L'artista ha trionfato in piazza del Plebiscito con i suoi concerti in TV concisi. Uno come te. L'emozione continua e noi eravamo lì. Dietro al palco dello show di Gigi D'Alessio. Di Stefania Zizzari, fatto di Alessandra Zambianchi. Abbiamo appena gustato su Rai 1 il primo trionfale concerto degli 8 che Gigi D'Alessio ha fatto a Piazza del Plebiscito a Napoli la settimana scorsa. Ma mentre lui si esibisce sul palco inondato dall'amore del suo pubblico, che cosa succede nel backstage? E durante le prove noi c'eravamo e ve lo raccontiamo. I concerti di Gigi a Napoli sono appuntamenti importanti per la città e per i napoletani. Il tassista che la mattina ci porta dalla stazione a Piazza del Plebiscito sa già com'è stata modificata la viabilità nei bar e nei ristoranti. Tutti sono informati sul grande evento in piazza. E alle 14:30, quando Gigi arriva per iniziare le prove, già i primi fan si affollano dietro le transenne. Il gioco delle oche. Così ben prendiamo i posti sotto al palco e intanto ci ascoltiamo le prove, anche se da qui non si vede nulla, ride Angela con fascia e maglietta con la faccia di Gigi stampata sopra. Il padrone di casa arriva, è felice, molto concentrato. Le prove sono per me il momento. Scusate. Più delicato, date che stupende foto del palco. Dice, mi chiedo, ho fatto bene a mettere questo pezzo qui? La scaletta segue un'onda giusta? In più, i primi due concerti vengono registrati per realizzare lo show in TV. Devo allora stare attento a non snaturare l'evento della piazza perché le persone comprano il biglietto per il concerto. Poi, dopo le prove, tutto è più semplice. Ma Gigi riesce a dormire tranquillo la notte prima dell'evento. Ma che? L'ultima notte tranquilla è stato un mese fa, ride. Addirittura questi ultimi giorni li passo in albergo, così mi posso concentrare e rilassare. Finite le prove, sono ormai quasi le 7 di sera e Gigi va in camerina a riposarsi. In camerina mi basta dell'acqua naturale e della frutta. Normalmente mangio dopo il concerto un piatto di spaghetti, pomodoro e basilico, che mi conciliano il sonno. Oggi però non ho resistito e ho mangiato prima del concerto una bella pizza fritta come piace a me, ricotta, provola, pomodoro e pepe. Sono le 21, il concerto sta per iniziare. Gigi dà un bacio alla compagna Denise, con cui si mette in posa per la foto di sorrisi e si avvia sul palco. Un attimo prima di entrare bacia il crocifisso che ha al collo. Si fa il segno della croce ed entra sulle note di non mollare mai. Dopo 3 ore il concerto partono i fuochi d'artificio e Gigi esce. Come sempre non c'è il bis, non lo faccio mai perché mi sembra una presa in giro. Che senso ha lasciare fuori due canzoni, che comunque sarebbero in scaletta, per uscire e farmi richiamare poi sul palco? Preferisco cantare e dare tutto, col mio pubblico voglio essere onesto e ricambiare l'immenso affetto che mi regala, perché con i fan mi sento sempre in debito. Ci mancavano i bambini paraplegici, non so se avete sentito. Con questi ultimi 8 che hanno contato un pubblico di 100.000 persone, sono arrivati a 19 concerti di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito nella sua Napoli.
43, Gigi Gheogliere, Clementino 41 alle prove. È bello vederli, ospiti che si divertono sul palco con me. È la cosa di cui vado più orgoglioso, dice Gigi. Elodie 34, al termine dell'esibizione torna in camerino. Sa che gnocchi. Nel tondo è appena arrivata alle prove, e questo è l'omaggio floreale che Gigi ha fatto a tutte le ospiti. I ballerini, 45 in tutto, si scaldano dietro al palco per accompagnare l'esibizione di Gigi e Annalisa. Belle fighette. Terminate le prove, intorno alle 19, Gigi si ferma a salutare i fan che gli portano cartelloni e regali. Il figlio di Gigi, il cantante LDA 21. Prima di esibirsi ci svela i segreti per fare una pizza fritta impeccabile. Nell'area ospitalità c'è un super buffet. Qui sopra un'anguria intagliata, a lato Clementino 41. Parla con Enzo Picorillo 60. Scusate, Enzo Piccirillo, 60 anni, dell'antica friggitoria La Masardona, il re della pizza fritta a Napoli. Questi ultimi 8 che hanno contato un pubblico di 100.000 persone, sono arrivati a 19 concerti di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito nella sua Napoli. Gigi e Annalisa 38 provano la canzone Annare. Insieme hanno cantato anche Sinceramente e un medley dei loro brani, Non Bon Amour. Gigi con i The Colors, che sono stati i primi ad arrivare alle 15 alle prove in Piazza del Plebiscito. I ballerini prima di salire sul palco per il medley finale con le mani per l'omaggio a Maradona. Gheogliere 24, nell'area ospitalità, appena arrivato in piazza è stato assediato dai fan. Sulla destra uno degli uomini della security del concerto. Gigi D'Alessio 57, durante il primo dei concerti a Piazza del Plebiscito, prodotto da GCD e Friend Partners. Gigi sarà poi in tournée in tutta Italia in estate e in autunno. Con sorrisi dietro le quinte, vietato l'accesso ai non addetti a, scusate, alle persone non autorizzate. A pochi minuti dall'inizio del concerto, in camerino, Gigi bacia la sua compagna Denise Esposito 31, in attesa del loro secondo figlio. Dopo un concerto, la prima persona a cui chiedo com'è andata è lei, perché è sempre sincera. Stasera ha detto, era spettacolare. Forse voleva dire eri spettacolare. Alla prossima.